La lotta contro la violenza alle donne e la loro maggiore inclusione nel mercato del lavoro è una priorità nell'agenda dell'Italia per i diritti umani. Il ministro per le pari opportunità, Mara Carfagna, interviene all'ONU nella giornata inaugurale della 54esima sessione della Commissione sulla condizione femminile e illustra le ultime misure prese dal governo italiano a sostegno dell'occupazione, alla luce anche del fatto che il 60% delle persone povere nel mondo sono donne e una delle principali cause della povertà femminile è la disoccupazione. Abbiamo stanziato 26 milioni di euro per istituire nelle pubbliche amministrazioni degli asili nido. Con il ministro Sacconi abbiamo redatto un piano decennale Italia 2020 per fare in modo che in questi 10 anni, attraverso misure come per esempio il potenziamento del part time, le donne possano lavorare e contemporaneamente occuparsi della famiglia senza dover rinunciare per forza di cose all'una o all'altra cosa. Negli incontri all'ONU la Carfagna ha ricordato anche l'impegno decennale dell'Italia contro le mutilazioni genitali femminili, ma ha detto ci vogliono azioni politiche internazionali per mantenere l'attenzione su questo fenomeno e abolirlo.